Mister Giorico, una Torres ci ha sperato un po' fino alla fine, questa Torres in 10 uomini dopo 10 minuti di gara, un caldo infernale, un'autentica battaglia sportiva, ci aveva fatto la bocca mister al successo, però oggi più di questo forse non si poteva fare. No, la bocca ce la stavamo facendo perché abbiamo disputato una grande partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi per l'impegno profuso in questi 95 minuti con un uomo in meno, però purtroppo c'è stato un errore arbitrale che ci ha penalizzato tantissimo. Nei primi 10 minuti la partita la stavamo facendo noi, non riuscivano a prendere le misure e se c'era una squadra che stava dominando l'altra era la Torres. Un rosso eccessivo mister? Un rosso eccessivo perché intanto i miei dubbi che fosse rigore, ma anche se fosse stato rigore, ripeto, non era una chiara occasione da rete perché il giocatore ha cercato di anticipare ma era davanti il nostro difensore. Non ci sta mai e poi mai nel regolamento del calcio dare un rosso in quella maniera. Però nonostante tutto abbiamo fatto la nostra gara, ci siamo impegnati al massimo proprio per cercare di ottenere un risultato positivo, poi siamo passati in vantaggio e abbiamo cercato di portarla a casa. Purtroppo non ci siamo riusciti, però l'atteggiamento che mi è piaciuto è questo, lottare su ogni pallone e la mentalità secondo me è quella giusta per poter riuscire a raggiungere la salvezza. Mister, dopo una lunga sosta, la prima panchina, ha visto dei ragazzi che ha conosciuto in queste settimane con, ha detto, lo spirito giusto, perché ovviamente c'è da soffrire fino alla fine, ci sono ancora tante battaglie da affrontare, sì. Però le è piaciuta la squadra? Sì, mi è piaciuta molto, soprattutto per lo spirito. Ho visto dei giocatori non mollare di un centimetro, nonostante il gran caldo e un giocatore in meno, hanno corso come disperati, e questo è l'atteggiamento giusto. Poi adesso penseremo alla partita in casa che dobbiamo assolutamente vincere, faremo di tutto per cercare di star bene, così come i ragazzi si sono allenati in queste settimane, per arrivare al meglio nonostante le defezioni che ci saranno per via delle espulsioni e delle diffide che c'erano, però faremo di tutto per mettere una squadra in grado di poter vincere la partita con Giuliano in casa. Mister, un'ultima cosa, proprio queste assenze, la Torres è partita senza Prosi, infortunato dell'ultima ora, però ha trovato nei ragazzi anche la disponibilità giusta, abbiamo visto anche oggi in campo dall'inizio 2002, è entrato un altro 2002 come Fadda, insomma sembra che il gruppo ci sia. No, il gruppo c'è, come? Il gruppo è tarato per cercare di ottenere questo risultato che la Torres richiede, che io richiedo, perché non è possibile che una squadra così come questa possa stare in questi bassi fondi di classifica. Faremo di tutto per uscirne più presto, perché questa è una squadra che merita sicuramente una classifica diversa. Grazie, complimenti a mister Giorico.